La neve è arrivata e non solo sulla montagna. Se a Pistoia e nelle città di pianura i fiocchi sono stati nel pomeriggio misti a pioggia, a tratti anche violenta, diversa la situazione nelle frazioni collinari, anche basse, sino alla periferia. Dal primo pomeriggio, sin da Piteccio è esempio, la neve, tra l'altro accompagnata da poderosi tuoni, si è fatta vedere come, regalando un bello spettacolo, ma anche i disagi che spesso la accompagnano, che sono stati per la viabilità. Con diverse auto, complice la non abitudine di molti a questa condizione meteo, finite di traverso per strada e conseguenti rallentamenti della viabilità. Con diversi interventi effettuati dai vigili del fuoco su tutta la provincia per rami appesantiti dalla neve, stroncati e finiti in carreggiata che non hanno certo aiutato. Nel pomeriggio, secondo quanto comunicato dalla polizia stradale, è stato disposto l'obbligo di catene montate sulla statale 12, dove un autobus traversato al piano sinaitico ha anche causato code, sulla statale 64 porrettana dalla località Le Svolte e sulla regionale 66 modenese, dove un albero è anche finito sulla strada, dalla frazione di Cireglio. A subire i maggiori disagi per una giornata da allerta meteo, comunicato alla vigilia dalla Protezione Civile regionale, che segnalava appunto la possibilità di nevicate anche a bassa quota, chi abita in frazioni collinari più isolate, come per Pistoia, esempio Le Grazie e Saturnana, dove personale della Protezione Civile comunale è intervenuto per liberare strade secondarie rese inaccessibili. Dal pomeriggio la situazione è stata monitorata per provvedere a interventi per spargere il sale su strade montane e collinari ritenute più a rischio. Per domenica il bollettino della Regione Toscana ha previsto ancora neve su quote però più alte, a partire cioè da 800 metri, con la preoccupazione di temperature comunque rigide e il rischio di formazione di ghiaccio sulle strade di pianura, per cui si consiglia la massima attenzione nel mettersi alla guida.